Citroen C5X. Lo dico, non lo dico, lo faccio capire, lo dico. È tanto brutta quanto comoda, la macchina che ha le sospensioni migliori di questo segmento che io abbia mai provato. Sul design, vabbè, giudicate voi, però molto bella la firma luminosa con anche l'indicatore di direzione qua, sotto i fari che sono LED, un pochino più bassi, illuminano decisamente bene e comunque ben integrati anche tutti gli ADAS, guida autonoma di livello 2, cerchi da 19, 4,80 m la lunghezza, sembra un po' schiacciata, anche la linea dei finestrini un po' bassa e questo poi si ripercuoterà, lo vedremo anche dentro, taglio posteriore. I fari dietro non mi dispiacciono, così allungati anche lateralmente, ma su una vettura di questa categoria forse avrei preferito avere il baule elettrico. Le telecamere sono due, infatti il 360 è ricostruito e tanto spazio per i bagagli. 480 litri così, tra l'altro soglia di carico bassa, che è sempre una cosa che aumenta la comodità. Qua sotto non abbiamo altro spazio perché c'è la batteria da 12,4 kWh, infatti dice il carica batterie, 7,4 kW optional, 3,6 standard. Belle leve per abbattere i sedili posteriori anche da qua, oltre 1200 litri quando li abbattiamo 40-60 con il carico passante, non ci resta che andare a molleggiarci, comodissima. Però ho una domanda per te. Dimmi. Che linea ha questa macchina? È una station? È una berlina? È un crossover? Cos'è? Guarda, a Milano direbbero le Marnoon. Ok, mi piace. Chiave con funzioni base ma keyless intelligente. Vi allontanate, si chiude, vi avvicinate, si apre senza dover fare nulla. Molto bene le finiture. Anche questo pannello in legno scuro e poi molto bene che qua nel portogessi ci sia un po' di gomma. Unica cosa, questo pulsante regola anche le DAB display. Sono stato 2 ore a cercare l'infotainment dov'era e poi era banalmente lì. Che è una posizione furba. I sedili sono ultra comodi e anche il poggiatesta è regolabile nello spostamento avanti o indietro. Veramente confortevolissima. Entriamo e qua c'è il pulsante per l'accensione. Si accendono i due schermi. Un po' piccolino quello davanti al guidatore, ma abbiamo l'head up display che aiuta tanto e il classico infotainment del gruppo un po' poco intuitivo. Cioè per andare a trovare le funzioni bisogna schiacciare home e poi muoversi. Qua ci sono tutte le applicazioni, avete visto, non è super veloce, però ha sia CarPlay sia Android Auto wireless. Mi manca un tasto back e anche qua che ci sono le scorciatoie, ma poche funzioni possono andare in queste scorciatoie. Apprezzo però il fatto che la regolazione della temperatura sdoppiata lato destro lato sinistro sia manuale, così come la regolazione della ventilazione. Qua c'è la ricarica wireless, lì una USB che può sembrare A ma invece è C, qua la 12 volt e qua un altro vano. Due porta bottiglie, un vanetto qua comodo per mettere anche qua volendo il cellulare invece che là, e poi anche qua la possibilità di mettere altro con una USB, anche qua di tipo C per caricare quello che volete. Il drive mode e il volante, mi piace che sia stata aggiunta questa razza. Non so perché mi viene in mente il volante monorazza della mia Visa di tantissimi anni fa, Pietro. Avevi la Visa? Io ero piccolino, i miei avevano la Visa. Spettacolare. Che macchina. Vabbè, torniamo indietro, ma mi piace con a sinistra le regolazioni del cruise control adattivo, a destra l'infotainment e le palette dietro per il cambio. Riscaldamento del volante, apertura del vano carburante e tanto comfort, tanta qualità, bella anche questa illuminazione lounge che esce da qua sotto, bello lo specchietto e bello anche il fatto che la letta parasole abbia due luci LED potenti e anche dalla bella illuminazione, proprio la temperatura colore è bella. Dietro come ci si sta? Dietro ci si sta abbastanza bene, forse non tantissimo spazio per la testa se non stiamo un pochettino distesi, però c'è un buono spazio per le gambe, detto che è una macchina lunga 4,80 m, a un passo di 2,70 m, però direi che ci si sta comodi, consona. Ecco, anche qui, e lo vedremo anche dopo, un po' claustrofobica. Qua abbiamo due
prese di ricarica, un vano portoggetti, molto bene le bocchette della reazione, molto bene anche qua il poggiabraccio con porta birro e porta bicchieri, porta telefono, vano passante, ma non benissimo forse gli Isofix, che sono dietro una cerniera. È sempre un po' scomodo quando questa soluzione, perché quando mettete il seggiolino si incastra qua, insomma dovete un po' aprirlo, ma c'è il seggiolino di mezzo, vabbè, non comodissimo. Per il resto devo dire bene anche le finiture qua dietro, comodosa, comodissima, ma non è incredibile, comodosa. No, comodosa era una Citroen, lo sei so, troppo lo giovane, so, lo so, che lo macchina so. Era? La 1, grande, ha trascinato io. Comunque è incredibile, cioè prendi le buche, i dossi, il pavé, gli avvallamenti, il rallentatraffico, non ci sono più, hanno tolto tutti i rallentatraffico. Dietro casa ho un paio di rallentatraffico, di quelli cattivi dove vedi perfettamente come si comporta una macchina, e questa si comporta in maniera incredibile. Li puoi prendere a 50 all'ora che non ti rendi neanche conto che ci sono passati sotto le ruote, è pazzesco. E c'è da dire che Citroën è sempre stata avantissimo sulle sospensioni, cioè la DS, pazzesco. Sospensioni che però qua non sono ad aria, c'è una nuova tecnologia, ci hanno messo 4 anni a metterla a punto. Figurati. In Citroën, si chiama PHC, Progress Hydraulic Cushions, la mia pronuncia fa schifo, ma... Cuscinetti idraulici. Esatto. La cosa che cambia è anche il fine corsa, quindi non tanto la regolazione, che pur c'è, millimetrica, elettronica della corsa, della sospensione, ma proprio il fine corsa idraulico, che nel caso la ruota arrivi a fine corsa non va a dar la botta, ma smorza ulteriormente. Sì. E tra l'altro i fine corsa sono dinamici, sono variabili, in modo da avere tante escursioni o poche escursioni in base alle condizioni della strada e anche del settaggio che va messo dalla macchina. Pazzesca. Riassumendo, è un overcraft, sì. Ma davvero overcraft, cioè non senti le buche che hai sotto le ruote. L'altra cosa bella è la grande insonorizzazione, e comunque quando vai in ambiti urbani, quando entra il motore termico, non è che si senta tanto rispetto al motore elettrico, finché batteria. Quando batteria scarica, forse un po' meno fluida. È un po' meno fluida, più che altro, come ci hanno abituato anche le parenti molto strette Peugeot, non ha quell'ottima emulsione, diciamo, tra motore termico e motore elettrico. È meglio tenere sempre un e-save di 10 km se sappiamo che non avremo possibilità di caricarla. Però funziona meglio delle cugine Peugeot, proprio come un po' meglio, sì, un amalgama. Po' meglio. E questo si ripercuote anche nei consumi, forse perché questa è più bassa, è più aerodinamica, non lo so. Ma in città riusciamo a fare 14 km con un litro in modalità ibrida, cioè quando la batteria è scarica, quando la batteria è carica, potete fare fino tra i 40 e i 60 km. Io ho visto 999 km con un litro. Sì, quella roba lì fa un po' ridere. Fa molto ridere. No, però diciamo che su un percorso di 500 km che abbiamo fatto, abbiamo 23 km con un litro, ed è un percorso assolutamente misto che abbiamo fatto tra città con batteria carica, con batteria scarica, autostrada e quant'altro. Quindi potenzialmente, se si utilizza la batteria in modo intelligente, soprattutto in città, si può consumare davvero poco. Caricatela sta batteria sulle plug-in, sennò sono totalmente inutili. Ma davvero dobbiamo parlare del fatto che è comoda da guidare anche in città, è bella da guidare? Ecco, forse un po' ingombrante, sono 4,80 m di macchina. Farei un ragionamento adesso, visto che siamo in coda, sul fatto che è abbastanza grande fuori, ma davanti dà forse un senso di claustrofobia. Sì, a te. A me soprattutto sì, perché abbiamo proprio i vetri piccolini, non so come spiegarvelo, cioè non c'è tantissima visibilità, soprattutto nella tre quarti linea posteriore. Linea alta anche. Linea cintura molto alta. A me invece non ha fatto questo effetto, però il sedile, sia del guidatore che del passeggero, non si alza tantissimo, quindi sono sempre un po' basso, cioè non so, sarà che sono abituato a guidare tanti SUV. Sarà che scendi dallo Staria che aveva solo vetri e sì, potevi tirare sul... Però avrei preferito un sedile. Ecco, vedi, se io riuscissi a stare qua, cioè se il sedile si alzasse tanto, avrei comunque una buona, certo, visibilità. Invece qua scendi in macchina, non sali in macchina, scendi, diciamo in così. Vi do due specifiche tecniche, giusto perché siamo in coda e quindi abbiamo tempo. 1.6 turbo benzina, 180 cavalli, quindi la versione che è combinata ne ha 225, 360 Nm di coppia combinati. Il motore elettrico ha 81 kW. Che sono giusti, cioè quando vai in elettrico comunque hai delle buone prestazioni, sì, non è l'off. Ovvio che quando vai oltre al kickdown, anche se è in modalità elettrica, si accende il termico, certo, ma se butti giù tutto l'acceleratore senza schiacciare il kickdown, comunque l'elettrico ti dà una buona spinta. Sì, non va per niente male, nonostante pesi 1800 kg, che non sono pochi. E la batteria aiuta, per quello che dico, caricatela, se no vi portate dietro Marno tanti sacchi di cemento per nulla. In città, cruise control adattivo, che funziona bene, riparte quando quelli davanti partono, è abbastanza fluido anche
anche nella frenata, insomma, so che tu non li usi mai in città gli ADAS, città io sì, e mi sono trovato bene. Ecco, io, anche se di solito è una cosa che noti tu, ho trovato in città una taratura un filo troppo morbidosa, nel senso che ogni tanto ti fa quell'effetto che arrivi, ti fermi e la macchina fa sbloop. Ma sai che io invece sono molto sensibile a sta cosa, eppure qua neanche Chiara, che ogni tanto sta male sulle macchine un pochino troppo morbide, sta male, anzi mi ha detto, cavolo, comfort pazzesco. No, questa cosa non l'ho notata qua. Non lo so, ti dico, a me si vede che ha colpito particolarmente, non lo so, però ha colpito sta cosa. Cosa che comunque in sport si riduce molto, perché appunto abbiamo le sospensioni a controllo elettronico. E sono sicuro che stai apprezzando la modalità B di guida, perché è una buona frenata rigenerativa. Guarda, spesso non tocchi il freno. Io non sto frenando e la macchina praticamente si è quasi fermata. L'ultimo pezzo ovviamente ho dovuto frenare, perché non è one pedal. Non arriva a zero, cioè quando ti fermi va leggermente avanti. Comunque è abbastanza versatile, ecco, forse lo sterzo è un pochettino pesantino in città, non è dei più leggeri che abbia provato negli ultimi tempi, ma comunque alla fine si comporta molto bene anche in manovra. Il raggio è buono. E forse è un po' grosso, cioè è un po'... La prova del 9. Le rotaie cattive. Le rotaie, no, è pazzesco. Si sente un po' stunk, ma proprio lontano. Tant'è che prima tutti e due abbiamo fatto una cosa: abbiamo tirato giù il vetro e abbiamo detto, ma c'ha il doppio vetro? No, in realtà non ha neanche il doppio vetro. Insonorizzazione pazzesca. Pazzesco. Quello che vi ho fatto vedere prima, cioè l'illuminazione qua sotto, è l'unica illuminazione lounge che c'è. Magari qualche filetto nelle porte ci poteva stare. Ma secondo me è più che sufficiente. A livello di fari, abbiamo dei full LED non matrix medi. Funzionano abbastanza bene, non sono né potentissimi né loffissimi. Curva di benchmark, Pietro non riesce a inserire. Non va! Il cruise control con il manutentore di corsia. Il drive assist che c'è e funziona abbastanza bene, ho forse qualcosina da ridire in merito al fatto che non sempre... Eccolo qua, adesso si è attivato. Sì, ma perché lo stesso pulsante serve a più cose. E soprattutto ogni tanto ti dice le cose lì, ogni tanto te le dice nelle dub display, non è sempre molto chiaro. Sì, Troen, devi assumere un esperto di UI, di user interface, poco intuitiva in generale, però funziona bene, è tarato non perfettamente, no, ma bene, ti tiene forse un pochino troppo a lato. A sinistra, sì? Però non a destra, perché se stai a destra dici vabbè, ma a sinistra ogni tanto puoi dar fastidio a qualcuno, si innervosisce, insomma. E poi quando guidi per lunghi tratti autostradali non ti tiene proprio sempre il centro, ma fa sempre un po' di ondeggio leggero destra a sinistra, quindi a te viene naturale di dare una controcoppia al volante. Insomma, direi tarati bene, sì. Non benissimo. Così come secondo me non benissimo l'assistente dell'angolo cieco, che non è visibilissimo, soprattutto in queste condizioni in cui piove, cose del genere, ci sono le goccine, non è particolarmente visibile. Una cosa che non mi è piaciuta davvero per niente, e te la dico qua perché mi è venuta in mente qua, è il fatto che ogni tanto, quando ci sono i dossi, abbiamo il cruise control adattivo inserito, quando perde carico e quando c'è tipo un dossetto che saltella, come la macchina come molla l'acceleratore e poi riaccelera, mi dà questa sensazione un po' di galleggiamento che non mi ha fatto impazzire, ma è proprio una questione di motore cambio. Dossi autostradali non ci sono. Perfetta, smorza subito, è sì. Vero che è mollosa, ma poi non è che continua a ondeggiare, cioè smorza. A livello di sospensioni la taratura è davvero davvero perfetta, se la pensi in un'ottica comfort. Vabbè, ovvio, certo, che sì, è un po' in antitesi con la sportività, però il fatto che è vero che galleggi, ma dopo vedremo in frenata, non è che beccheggia tanto, non è che rolla tanto, cioè c'è proprio una bella amalgama per fare lunghi viaggi e anche per andare in città sul pavé, è perfetta. Penso a Roma, San Pietrini. A 110, 18 km con un litro a batteria scarica, 24 con batteria carica, perché lei, se hai batteria, anche in autostrada ti dà un filo di potenza e la scarica leggermente, che è una tarattura che a me è piaciuta. Ovviamente la puoi disinserire se metti le save. Le save, esatto. Mentre a 130, 14 e 17 con batteria carica. Hai schiacciato l'acceleratore, la spinta è buona, c'è, cioè il motore elettrico spinge, 130, ci siamo arrivati subito. Anche se siamo a batteria zero, comunque rimane abbastanza quella piccola percentuale di batteria per darti la coppia sul motore elettrico. Esatto. Però senti anche così, cioè la silenziosità è incredibile, e oggi piove pure, quindi c'è anche il rumore della pioggia. Ho disattivato il mantenitore di corsia. Lo so che tu lo odi. E invade il mio spazio privato.
abbiamo quattro modalità di guida, la completamente elettrica, ovviamente finché c'è batteria, la modalità comfort che incrementa ancora di più il comfort, però a me dà ancora più fastidio quel discorso in città di galleggiamento, forse diventa un filo troppo morbida. Secondo me la modalità perfetta è la hybrid oppure la sport, che comunque va ad indurire un pochettino le sospensioni e soprattutto non spegne mai il motore, quindi c'è sempre il motore termico presente. Ho impostato quindi la modalità sport, tra l'altro cambio che si può attuare anche con le pareti dietro al volante, che però non si blocca in manuale, e questa cosa a me tendenzialmente non fa impazzire, come non mi fanno impazzire queste gomme che sono montate. Sono delle Michelin Primacy Eco, cose del genere. Più sono eco le gomme, meno secondo me funzionano bene. E non so neanche quanto eco siano, perché alla fine rotolano e nettono, ma vabbè, questo è tutto un altro discorso. Vi dico che a livello di stabilità non è niente male, soprattutto ha un posteriore veramente molto piantato a terra. Non sono riuscito in nessun modo a farla partire e quindi a renderla pericolosa. Ha un comportamento di guida iper sicuro con un posteriore iper piantato a terra. Andiamo nella percorrenza in curva, ovviamente oggi piove quindi la velocità forse è un pochettino più limitata, provo a farla partire ma senti che si ferma immediatamente e entrano davvero anche poco i controlli, perché è proprio molto molto stabile. Cambio di direzione così e neanche lanciandola c'è modo di farla partire, quindi davvero molto bene. E poi quello che dicevo prima, comunque pur essendo morbida non rolla, e adesso in frenata vedrai, non beccheggia, o meglio non rolla, rolla poco. Non è che non rolla, rolla non proporzionalmente a quanto ammortizza tutte, vero, le altre asperità. Così ha senso, così mi piace. Prova di frenata, ovviamente andiamo lunghi perché piove. Non è bellissimo secondo me il feedback del pedale del freno, ma comunque ne ho sentiti di peggiori. Si ferma, funziona molto bene. Prezzi in promo 29.700, la base 1200 benzina, 130 cavalli. Mi piacerebbe provarla, perché se, non so se è... Non so se è la stessa macchina soprattutto, perché esatto, questa costa 50.000, 49.950, sì, quindi c'è veramente tanta differenza. Pro e contro, comfort assoluto, penso la miglior auto provata al lato comfort da sospensioni di questa categoria, e ci aggiungerei anche a livello di insonorizzazione e rumorosità. Poi, motore termico e elettrico lavorano bene assieme, anche batteria scarica, consumi in ibrido tutto sommato interessanti rispetto alle cugine di Peugeot. Non è efficiente come una full hybrid Toyota, no, o anche altre full hybrid, però comunque più efficiente rispetto Peugeot. Sì. Finiture premium, l'ultimo pregio, perché mi sono piaciute veramente tanto. I contro, il primo ve l'abbiamo dato prima, per me bassa, per lui un po' claustrofobica, e poi l'altro contro, design poco accattivante, ok? Che è questione di gusti, perché poi è soggettivo, sì, però non, ma tu hai uno trovato una, esatto, una persona che ha detto wow che bella macchina. No, onestamente no. Poi se c'è chi piace, per l'amor di Dio, non giudico, però a me onestamente non piace. E il terzo contro è l'infotainment poco intuitivo, cioè è difficile trovare le funzioni, le impostazioni, però mi piace molto il fatto che ci sia TomTom integrato, sì, che non solo vi dice il traffico, non solo vi avvisa di tutor, ma vi dà anche la velocità media tra i tutor, oltre a dirvi anche degli autovelox, quindi quello è molto bene. Sì. E voi fate sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ciao. Ah, c'è anche un blog dove potete scrivere. Scriverci le vostre esperienze, ce lo dimentichiamo sempre, dobbiamo dirlo. Ciao. Ciao. Ma ci scrive qualcuno? No. Non si è detto mai nessuno? Uno.